Vai. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Oggi è Pasquetta, prima di tutto i nostri più cari auguri per questi giorni di Pasqua a tutti voi. È una Pasqua un po' particolare, una Pasqua e una Pasquetta un po' particolare, differente, sicuramente difficile, estremamente difficile per noi e per tante altre persone. Ma questo è il momento che ci sta toccando vivere e stiamo vivendolo. Oggi siamo all'interno in Facebook del Festival della Salute Globale. Non è il Festival, il Festival dovrebbe essere stato aprile di quest'anno, è stato spostato a novembre, dal 12 al 15 novembre di quest'anno. Speriamo che per quel momento la situazione sarà più tranquilla. E oggi dialogheremo io e Gavino Macciocco, che adesso vi presenterò, e parleremo di questo argomento che ha a che vedere con la globalizzazione e la privatizzazione dei sistemi sanitari. Credo che in questo momento più che mai siano due argomenti fondamentali sul quale riflettere. Ovviamente vi lanceremo un po' di flash, un po' di idee che spero che possano essere utili, perché entrambi credo abbiano una rilevanza straordinaria in quello che stiamo vivendo in questo momento a livello globale. Lasciatemi presentare Gavino Macciocco. Gavino Macciocco è soprattutto un caro amico, e al di là di essere un caro amico è un medico di sanità pubblica, è un professionista che ha dedicato moltissimi anni della sua vita alla gestione e organizzazione dei servizi sanitari, ha lavorato anche in Africa, è anche un esperto in salute e salute globale nei paesi in via di sviluppo. Attualmente da diversi anni, magari poi lui lo integrerà, è professore dell'Università di Firenze, ha scritto tanti libri e tante pubblicazioni sul tema della salute globale e sui temi dei servizi sanitari, e su quello con lui dialogheremo. E, ovviamente Gavino e io, non vi l'ho detto, sono un medico di sanità pubblica, e attualmente da diversi anni lavoro in Toscana, in Regione Toscana, e dirigo il centro di salute globale della mia regione. È un piccolo, grande per me, ma un piccolo centro che gestionalmente è collocato all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria Meyer. Noi lavoriamo da diversi anni su aspetti correlati al tema della salute dei migranti, e gestiamo e portiamo avanti attività di cooperazione sanitaria internazionale in diversi paesi dove la regione toscana è presente, soprattutto in Africa subsahariana. Come potete immaginare, in questo momento anche lì la situazione non si è capito bene come sarà, ma è sicuramente da osservare e da tenere in grande allerta. Bene, oggi di questo parleremo di questi due argomenti. Mi permetterete che iniziamo questo nostro piccolo pomeriggio, questo piccolo momento, leggendovi un testo. In questo momento non lo so mai come in questi giorni la produzione scientifica è veramente enorme, è un continuo, no? De leggere articoli, di aggiornarsi, perché ovviamente questa situazione è molto nuova per noi, ci ha colto un pochettino impreparati, ma tra le diverse cose che sto studiando e leggendo c'è questo articolo di un economista francese che si chiama Joël Giraud, che mi è piaciuto molto e volevo introdurre il pomeriggio di oggi leggendo soltanto il primo paragrafo, perché secondo me ci darà tanti spunti. E lui dice: dobbiamo innanzitutto ribadire, a rischio di creare scontento, che la posizione di molti specialisti di salute pubblica è coerente su un punto. La pandemia Covid-19 sarebbe dovuta rimanere un'epidemia più virale e letale dell'influenza stagionale, quello di sicuro, ma con effetti lievi sulla grande maggioranza della popolazione e molto seri su una piccola frazione di essa. Invece, se consideriamo in particolare alcuni paesi europei, noi, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti, lo smantellamento del sistema sanitario pubblico
ha trasformato questo virus in una catastrofe senza precedenti nella storia dell'umanità, in una minaccia per l'insieme dei nostri sistemi economici. Allora, vediamo uno dei punti fondamentali sul quale parleremo, lo smantellamento del sistema sanitario pubblico come una delle variabili fondamentali nella gestione di questa epidemia. E quando questo è accaduto, Gavino ce lo racconterà, ma dico io che è cominciato a partire in Italia perlomeno degli anni 90, dopo il grande debito pubblico degli anni 80, ma lo lasciamo per dopo, per Gavino. Un altro aspetto che sono andata a cercare, che mi sembrava anche di interesse, era il tema della globalizzazione. E quando parli di globalizzazione, la globalizzazione esiste da tantissimo, ma diciamo che è diventato proprio un fenomeno di studio sul quale noi ci troviamo negli ultimi 20-25 anni, no? Parlare di globalizzazione, che fondamentalmente non è che questo scambio commerciale, no? Di merci, di viaggi, di movimenti, di persone che vanno e vengono, ma anche qua, sempre guardando, non vi leggerò niente, ma vi consiglierei un articolo che secondo me è di uno spagnolo, credo che sia spagnolo, si chiama Ángel Luis Lara, e lui è un sociologo nonché specialista in cinema, ma fa una riflessione molto attenta e molto accurata su alcuni aspetti della globalizzazione estremamente correlati a quello che stiamo vivendo, no? Alcuni me le sono segnate perché sennò ovviamente me le dimentico, ma a me mi ha colpito molto tutto il tema della grande produzione industriale agricola e dello sviluppo di allevamenti industriali intensivi, che fondamentalmente sembra che in Cina, ma anche un po' in Australia, ma anche in Cina, sia molto molto forte. Addirittura ci sono degli allevamenti con una quantità enorme di animali, di teste, che vivono ammucchiati e senza nemmeno avere un po' d'erba e che producono una quantità di carne enorme che abbastece, non so se si dice in italiano, insomma, che arriva a tutta la popolazione della Russia. Insomma, questo grande sviluppo della zootecnia. Poi, ovviamente, stiamo di fronte a un momento dove il mondo ha sofferto una grande urbanizzazione, veramente massiccia. Pensate un attimino a quelle che sono le grandi metropoli africane, non so, Nairobi per dire una, Dakar sono quelle che conosco io, del Nord Africa, il Cairo, o le grandi anche nostre metropoli, ma pensiamo anche a quelle dei paesi più poveri, no? Dove si ammassano milioni di esseri umani in condizioni di grande insalubrità, dove non ci sono sicuramente possibilità di controllo di nessun tipo di epidemia. Anche questo è frutto della globalizzazione, come lo è il cambiamento climatico, no? Del quale, se adesso riflettiamo, adesso tutti diciamo oddio mio, non abbiamo fatto niente, ma sono anni, no? Nel quale si dice che non si può andare avanti con quello che sta succedendo a livello ambientale, e questo sicuramente ha avuto anche le sue ripercussioni. O perché no parlare da un po' di storia e di quando ha cominciato il neoliberalismo nel nostro mondo, creando sicuramente tanti tanti danni. Noi ci troviamo oggi in mezzo a una grande pandemia, nessuno se l'aspettava più, nemmeno io sinceramente me l'aspettavo più che questo accadesse. Oramai noi, gli stati ricchi del nord, la nostra ricca Europa, e poi quello che in qualche maniera abbiamo un po' il potere di acquisto più grande, no? A livello mondiale, quelle nel quale scienza e sviluppo sono cresciuti, paesi immersi nel benessere, ci siamo trovati di fronte a qualcosa che ci ha preso assolutamente impreparati e disorganizzati e non pronti. Perché? Perché non ce l'aspettavamo. Questo era qualcosa che secondo me poteva accadere in Africa, pensiamo all'Ebola, in Asia, pensiamo alla SARS, alla MERS, alla aviaria, erano cose lontane a noi. E questo secondo me è una grande lezione per capire che in tutto quello che noi abbiamo creato, in questo mondo che stiamo creando, anche noi siamo suscettibili di poter avere un'epidemia, in questo caso una pandemia. Basta pensare anche a quello che sta accadendo alla Lombardia, della quale parla Gavino, o nel mio Madrid, del quale magari qualcosa vi dirò io. Ma per non parlare tanto sempre io, Gavino, con te volevo cominciare a parlare. Parliamo del primo argomento, privatizzazione della sanità. Pochi giorni fa, il 7 aprile, abbiamo festeggiato, non mi ricordo quanti anni, ma dal 48, la
Costituzione, il trattato costituente della OMS. Parliamo del dopoguerra, nasce la OMS. La OMS doveva come premessa garantire la salute per tutti. La OMS sancisce la salute come diritto per la prima volta. La OMS ha un ruolo fondamentale in quel periodo, magari vediamo il ruolo che la OMS ha in questo momento, ma tutte quelle grandi intenzioni piano piano spariscono e ci troviamo oggi. Ma dove ci troviamo in questo momento? Ci puoi parlare un attimino, discutiamo sul tema di quello che era salute per tutti e magari salute per poco, per pochi? Bene, allora intanto grazie Peppa per aver introdotto molto bene, così bene questa nostra discussione. E le ultime tue note riguardano l'OMS, l'istituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la definizione di salute che fu coniata nel 1948. Ecco, allora noi abbiamo davanti a noi o dietro di noi un lungo periodo di quasi 80 anni che è suddiviso in due grandi periodi. Il primo è un periodo che va giusto appunto da subito dopo la Seconda Guerra Mondiale fino alla fine degli anni 70 ed è un periodo che noi potremmo chiamare il periodo appunto, come hai detto te, della salute per tutti, della salute come diritto. Ed è un periodo che fu inaugurato dalla Costituzione e dall'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale in Inghilterra. Il primo Servizio Sanitario Nazionale, veramente universale, universalistico, rivolto a tutta la popolazione, gratuito nel punto di erogazione delle prestazioni, ma finanziato attraverso la fiscalità, generale. Questo modello diventò un modello mondiale, cioè tutti capirono che a quel punto la salute diventava veramente un elemento essenziale dello sviluppo, non soltanto dello sviluppo economico, dello sviluppo umano, e fu incorporato nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, sempre nel 1948, fu incorporato nella nostra Costituzione, l'articolo 32. Inizia dal 1948 in poi, un periodo in cui anche paesi che non avevano modelli universalistici come quello inglese, e poi sarà anche quello italiano, come quello tedesco, quello francese, che erano più legati a modelli di carattere mutualistico, anche loro però alla fine puntano a coprire tutta la popolazione dal punto di vista assistenziale. Cosicché nel mondo, dal Canada all'Australia, al Giappone, cioè tutti i paesi sviluppati praticamente si convertono a un modello universalistico. Anche gli Stati Uniti, che erano il paese più riluttante ad introdurre forme pubbliche di assistenza, nel 1965, anche grazie, diciamo, alle idee di Kennedy, nel 1965, quando Kennedy era stato già assassinato e alla presidenza degli Stati Uniti c'era Johnson, istituirono le prime due forme pubbliche di assicurazione, Medicaid e Medicare, Medicaid per alcune categorie di poveri, Medicare invece l'organizzazione, l'assicurazione nazionale federale, cioè valida per tutti gli Stati Uniti, per gli ultra 65 anni. Per cui noi abbiamo questo periodo che dal punto di vista politico è connotato, diciamo, da un pensiero che attraversava, diciamo, le grandi famiglie socialdemocratiche e liberaldemocratiche. Pensiamo a Keynes, ma pensiamo anche a Dahrendorf. Qual era questo pensiero? Il pensiero era che c'erano alcune parti della società, che dovevano essere sottratte al controllo del mercato. Queste parti della società erano la sanità e l'istruzione, che dovevano diventare, che dovevano essere responsabilità primaria dello Stato, garantite dallo Stato, finanziate da tutti i cittadini attraverso le tasse. Questo era un principio che si consolidò in quei 30 anni, dal 48 al 78,
e che ebbe in Italia proprio nel 78, diciamo, il suo momento di realizzazione con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, come tutti sanno, la legge 833, e che ebbe a livello mondiale il suo momento, diciamo, di ulteriore conferma con la conferenza di Almata. Sì. Perché la riaffermazione del diritto come diritto universale fu riconfermato in quella conferenza in presenza di quasi 200 paesi, quindi molti dei quali erano, diciamo, usciti da una fase coloniale ed erano presenti come entità indipendente, autonome, come tantissimi paesi africani, come noi sappiamo, che ottennero l'indipendenza proprio negli anni 60 e 70. Ecco, questa è la prima fase, a cui segue la seconda fase, in cui noi siamo invece interamente immersi, ed è quella che viene inaugurata dalle due presidenze di Margaret Thatcher e di Ronald Reagan, rispettivamente eletti nel 79 e nell'80, i quali appartengono invece a famiglie completamente diverse da quelle liberal-democratiche e social-democratiche, che avevano avuto fino ad allora, tra virgolette, una certa egemonia politica e culturale. Improvvisamente emerge questa nuova visione politica, una visione che dice tutto deve essere regolato dal mercato, l'ideatore e l'ispiratore non sono più, diciamo, figure continentali europee come Keynes e Dahrendorf, ma sono figure come Milton Friedman della scuola degli economisti di Chicago, e qui cambia la storia completamente, perché dal 1980 in poi noi abbiamo, diciamo, una piena, totale egemonia di quello che viene chiamato turbocapitalismo, del neoliberismo, che ebbe poi, diciamo, la sua massima livello di diffusione in contemporanea al crollo, al collasso dell'Unione Sovietica, e quindi dalla perdita, diciamo, di un polo politico che in qualche maniera contrastava, diciamo, le posizioni, diciamo, più radicali in campo economico e sociale. Ecco, tutto questo prevalere delle posizioni neoliberiste, che poi, volendo, si possono, diciamo, semplificare in una frase famosa che veniva ribadita continuamente dagli uomini, soprattutto dai presidenti degli Stati Uniti, del Reagan fino a Bush, che il governo, lo Stato, non è la soluzione dei problemi, è il problema. Lo Stato è il problema, e lo Stato va ridotto ai minimi termini, gli vanno affidate le funzioni, diciamo, più elementari, quelle di controllo delle frontiere, della difesa della proprietà privata, della giustizia, della polizia e poco più. Tutto questo si trasferisce, queste idee si trasferiscono poi su scala mondiale, dando vita a quella che noi oggi chiamiamo globalizzazione. Perché i principi della globalizzazione sono proprio quelli, diciamo, più mercato e meno Stato. Più mercato significa abolizione di tutte, diciamo, le dogane, libera circolazione delle merci e delle finanze, pochissimo controllo dello Stato, moltissimo potere alle multinazionali. Questo è, diciamo, in estrema sintesi quello che è successo con la globalizzazione dagli anni 80 in poi. L'apertura dei mercati ha avuto ovviamente dei suoi benefici anche per gruppi di popolazione che fino ad allora erano esclusi dal mercato e dai commerci mondiali, grazie a loro, diciamo, capacità competitive nel prezzo di molte merci, pensiamo al settore tessile, ma non soltanto a quello. E quindi la globalizzazione ha avuto gli aspetti positivi per loro, per diversi paesi.
si calcola che più di 1 miliardo di persone siano uscite dalla povertà assoluta, prevalentemente popolazioni asiatiche, che grazie all'apertura dei mercati hanno potuto, diciamo, aumentare il loro reddito in maniera considerevole. Questo è un dato che ovviamente di cui hanno beneficiato delle popolazioni, ma come in tutti i casi quando c'è, diciamo, un travaso di ricchezza da una parte all'altra del mondo, c'è chi ha vinto e c'è chi ha perso in questi vasi comunicanti di risorse, come è avvenuto. E noi sappiamo bene quali sono stati gli effetti che si sono avuti, diciamo, anche nelle nostre economie, nella competizione con. Però era una competizione in cui gli stati non producevano nessun tentativo di equilibrare le disuguaglianze che si creavano nel frattempo. Cioè non mettevano in atto niente per mitigare gli effetti della globalizzazione, come è successo in Italia, o come è successo anche per certi versi negli Stati Uniti, dove Trump ha potuto vincere l'elezione dicendo che la globalizzazione aveva danneggiato la classe operaia, e lui si erigeva a difensore della classe operaia, niente di meno. Quindi noi abbiamo certe contraddizioni che sono insite, diciamo, nei processi storici. Quindi il grande sviluppo tecnologico dei paesi dell'Asia, ma non soltanto di quelli, anche in America Latina, anche per certi versi anche l'Africa ha beneficiato di questa globalizzazione, anche se quello è il continente che ne ha meno beneficiato. Però ecco, allora, dopo aver obiettivamente detto questa cosa, perché è vera, dobbiamo anche dire che la globalizzazione ha affermato anche un altro fondamentale principio, che è quello che il principale valore della società è il profitto, a cui si devono inchinare tutti gli altri: il lavoro, la salute, la conoscenza, l'istruzione, eccetera. Tutte le altre sono variabili dipendenti della unica variabile indipendente, che è il profitto. E quindi anche la sanità, dagli anni 90 in poi, ma soprattutto negli ultimi 10-15 anni, da noi, prevalentemente da noi, diciamo nell'ultimo decennio, ha subito sempre di più le conseguenze di questa deriva. Anch'io leggo, voglio leggervi un pezzettino di un articolo pubblicato sull'Lancet non ieri l'altro, ma 20 anni fa, per dirvi come già 20 anni fa questi processi erano chiarissimi e noi li abbiamo, diciamo, vissuti, in qualche maniera sofferti qualche anno dopo. Ve lo leggo. Allora, questo è un articolo di Lancet che dice così: negli ultimi 2 decenni la spinta verso riforme dei sistemi sanitari basate sul mercato si è diffusa in tutto il mondo, dal nord verso sud, dall'occidente all'oriente. Il modello globale di sistema sanitario è stato sostenuto dalla Banca Mondiale per promuovere la privatizzazione dei servizi e aumentare il finanziamento privato attraverso il pagamento diretto delle prestazioni. Questi tentativi di minare alla base i servizi pubblici da una parte rappresentano una chiara minaccia all'equità dei paesi con solidi sistemi di welfare in Europa e Canada, dall'altra costituiscono un pericolo imminente per i fragili sistemi dei paesi con medio e basso livello di sviluppo. Queste due tendenze, l'introduzione delle user fees, dei servizi pubblici, cioè del pagamento delle prestazioni, e la crescita dei pagamenti diretti out of pocket nei servizi privati, se combinate, possono rappresentare una vera e propria trappola della povertà. Ecco, questo è la diagnosi che faceva Lancet 20 anni fa e che è tuttora, diciamo, attualissima. Quello che è successo poi in Italia, ormai lo sappiamo tutti, però dobbiamo dire qualcosa su quello che è successo, come la Pepa prima ci diceva, ha avuto come influenza, come effetto sulla diffusione dell'epidemia. Noi negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un fortissimo definanziamento del sistema
pubblico, con una perdita di circa 40.000 dipendenti pubblici tra medici e infermieri. Abbiamo avuto una riduzione estrema di numero di posti letto, abbiamo avuto una privatizzazione che si è verificata in tutta Italia, a tutti i livelli, dalla Toscana alla Lombardia, ma la Lombardia, diciamo, è stata sicuramente la regione che ha interpretato in maniera più radicale questo tipo di approccio, e l'ha interpretata attraverso fondamentalmente due azioni: mettendo in competizione il settore pubblico con quello privato, anzi il settore privato nei confronti del pubblico, togliendo risorse al settore pubblico e aumentando quelle del settore privato, e eliminando di fatto dall'organizzazione sanitaria tutto il livello delle cure primarie, rendendo praticamente eliminando le cure primarie come servizi pubblici e rendendo i medici di famiglia delle, diciamo, entità di cui tener poco conto. Circola sul web un'intervista fatta al numero 2 della Lega, il quale diceva che i medici non servono a niente, tanto la gente ormai si cura attraverso internet, e quindi dei medici di famiglia possiamo tranquillamente fare a meno, diceva questo Giorgetti. Quello che è successo in Lombardia è stato il fatto che, di fronte a un'epidemia che, come tutte le epidemie, dovrebbero avere come primo livello di filtro, come prima diga, le cure primarie, per l'identificazione precoce dei casi, per il loro isolamento, per fare quella che ormai noi conosciamo bene come medici di sanità pubblica, cioè l'inchiesta epidemiologica per identificare i contatti, eccetera. In Lombardia questo livello non è esistito. È esistito soltanto il livello ospedaliero, ed esistendo soltanto gli ospedali, sono stati quelli la bomba che ha fatto deflagrare in Lombardia l'epidemia, come tutti sappiamo. Prima c'è stato l'ospedale di Codogno, che è stato chiuso, poi c'è stato quell'altro ospedale di Alzano Lombardo che non è stato neanche chiuso e ha continuato a diffondere l'epidemia nella provincia di Bergamo, e poi quella di Brescia, che sono diventate le due province con livelli incredibili di mortalità. Ecco, questo ci dice come in parte non ce l'aspettavamo, come ha detto prima Pepa, nessuno se l'aspettava, ma ricordiamoci che c'era un piano per le pandemie già dal 2007, che fu riproposto nel 2009 quando ci fu l'H1N1, la suina, che fu riproposto ancora nel 2016 e con una ultima nota da parte dell'OMS del 2019, un documento molto preciso riguardo alla prossima pandemia influenzale, punto, eccetera, eccetera. Quindi il sistema si è trovato completamente impreparato anche nelle cose più banali, tipo le mascherine. Secondo, si è trovato con un sistema con cure primarie molto indebolite, in certi casi inesistenti, in altre parti poco forti, perché in Italia, e poi ne parlerà anche la Pepa di quello che il confronto con la Spagna, perché la Spagna hanno avuto anche loro un livello altissimo di pandemia, però hanno almeno un livello di cure primarie che per certi versi è meglio organizzato di quello italiano. Ecco, io credo che da questa terribile esperienza dovremo trarne delle lezioni, perché se non ne trarremo delle lezioni sia sul piano dell'organizzazione sanitaria che su quello dell'organizzazione della società, evidentemente avremo perso prima di tutto un'occasione per una riflessione profonda, perché se non facciamo una riflessione profonda dopo quello che è successo saremo proprio degli idioti, ma anche perché dobbiamo ricordarci che ormai la probabilità
di trovarci per le ragioni che diceva la Pepa, per tutte le questioni ambientali che diceva la Pepa, la possibilità di ritrovarsi in tempi non lunghissimi di fronte a un'ulteriore nuova circolazione di un virus tra virgolette sconosciuto è molto alta. Grazie Gavino. Eccoci. Per tutto quello che ci hai raccontato. Infatti mi veniva da ridere quando dicevi questa cosa del video della Lega, no? Che abbiamo visto tutti, perché poi di fatto adesso tutti i medici di famiglia fanno la diagnosi via Skype o via telematica, no? È come se avesse pronosticato quello che sarebbe successo con questa epidemia. Grazie per tutto quello che ci hai raccontato. Io volevo un po' allacciarmi in questa ultima parte della nostra conversazione, soprattutto a parlare del mio altro paese. Dico sempre che oramai ho due paesi, l'Italia e la Spagna, e a entrambi voglio molto bene. Volevo parlare un po' della Spagna, riprendendo un po' quello che sta succedendo. Stavo guardando i dati di prima su il World Matters, che lo guardo prima, lo guardo sempre, e la Spagna è attualmente dopo gli Stati Uniti, dei quali non abbiamo parlato, ma bisognerebbe parlare molto di più, con molto più tempo, è il secondo paese in numero di casi attualmente, anche se sembra che anche lì i morti stiano cominciando a diminuire. Io credo che la Spagna è come paese un po' il cugino del primo grado dell'Italia, no? Nel senso che in tante cose noi siamo simili. Quello che a me più mi ha stupito, devo dire la verità, è come non siano stati attenti ai segnali che stavano arrivando dell'Italia, che era lì accanto, no? Perché era ovvio che quello che stava accadendo qua sarebbe accaduto in Spagna, come poi accaduto in Francia, in Germania, in UK e così via, ma il secondo eravamo noi, e invece è stata una sorta di ignoranza. Se tu leggi un po', cerchi un po' quello che accadeva in quei giorni, e poi hai visto, no, abbiamo pubblicato anche quell'articolo di Javier, dove davano un po' la colpa alla manifestazione dell'8 marzo, delle femministe, ma non erano soltanto le femministe. In quel momento in Spagna era tutto aperto, come voi sapete bene la Spagna è un paese molto vivace, no? Dove è pieno di bar, di ristoranti, la gente nella strada. Allora era assolutamente proprio sensazione di era una grande sensazione di incolumità, come se questo non potesse accadere. Poi la bomba ovviamente è esplosa, e esplosa guarda caso a Madrid. E se vai a guardare i dati, Madrid è, da tutte le nostre comunità autonome, quella che più ha privatizzato la propria sanità. Abbiamo un sistema autonomico tipo la Toscana, con un forte decentramento, ma più forte, perché sono vere e proprie autonomie. E se tu guardi chi è stata tra le comunità quella che più ha privatizzato, è stata quella di Madrid. E questo è anche un segnale che si collega un po' a quello che stavi dicendo prima della Lombardia. Ma non soltanto questo, c'è stato anche da noi, come Italia più o meno negli ultimi 10 anni, un grandissimo disinvestimento in sanità pubblica, e per quanto riguarda tanto le risorse umane, un sacco di contratti precari, e anche per quanto riguarda sicuramente il tema dei posti letto, che anche lì erano diminuiti, adesso sono aumentati per Covid tantissimo. Ma quello che mi ha sorpreso guardando un po' i dati è che, per quanto riguarda i sistemi di allerta, no? Che sono i sistemi proprio di prevenzione delle epidemie, era stato proprio depauperato, nonostante noi negli anni 80, se non ricordo male, negli anni 80, ti ricordi, abbiamo avuto quella famosa epidemia dell'olio di colza, che era un'altra storia, ma che aveva comportato un enorme sforzo nel mio paese per creare sistemi di allerta ed eseguimento e tracciabilità delle persone che si erano ammalate o che si erano intossicate con l'olio di colza, no? E invece, da quegli anni poi piano piano abbiamo assistito a un disinvestimento totale. Addirittura leggevo sui dati della sanità che c'era stata una proposta di legge nel 2011 che è stata approvata, una legge generale di sanità pubblica che prevedeva la creazione di una rete, di un istituto nazionale e di una rete del sistema di alert. E questo non si è mai adoperato, e questo sicuramente è una delle problematicità per le quali anche noi in Spagna come in Italia ci siamo trovati così impreparati, perché
Ovviamente quello che bisognava fare, ma con il segno di poi è facile dire quello che bisognava fare, ma è che non è stato fatto, era quello come ci insegna la basic della epidemiologia e la sanità pubblica, era individuare i contatti, fare l'inchiesta, tamponare, isolare e così via. No? Questa è la catena che avrebbe dovuto essere stata, ma anche da noi questo non è accaduto perché abbiamo avuto ovviamente una crescita esponenziale dei malati in condizioni molto gravi e tutto è stato il ricorso alla parte ospedaliera. Adesso sembra che anche da noi la mortalità per quanto riguarda soprattutto nella rianimazione in ospedale stia diminuendo e magari cominceremo a pensare al territorio. Per quanto riguarda il tema delle cure primarie, però per lanciare anche qualcosa di positivo, è vero che le cure primarie in Spagna, anche a Madrid, ma in tutta Spagna, hanno un modello più forte di quello italiano, perlomeno dal mio punto di vista, nel senso che il medico di famiglia non è un professionista privato, convenzionato, ma è una risorsa del sistema che lavora fondamentalmente all'interno dei centri di salute. In questi centri di salute ci sono dei team multidisciplinari con altre professionalità e mi dicono i miei amici della Spagna e i miei colleghi che i centri di salute si sono molto attivati facendo un lavoro di ricerca, no? Delle persone con sintomi, di isolamento, di ricerca dei contatti e tutto quello che la sanità pubblica dovrebbe prevedere. Nonostante ti dico, ci ha trovato anche impreparati. A Madrid, che è un po' stato il punto centrale di tutta questa epidemia, e Madrid è un luogo dove poi andremo a studiare, perché l'epidemiologia si studia sempre dopo, alla fine andremo a vedere realmente i dati per quanto riguarda letalità e mortalità, ma a Madrid c'era stato anche a livello politico per tutti i governi di destra, no? Molti dei governi di destra che hanno governato appunto la Comunità Autonoma di Madrid, uno smantellamento anche di un modello comunitario molto interessante che nacque alla fine degli anni 80-90, che erano questi centri di salute a livello proprio dei comuni, a livello comunale, di quello che era proprio il territorio, che erano molto integrati con la società, erano molto partecipati, avevano un grande riscontro proprio di vicinanza, no? Che sarebbero stati sicuramente dei centri molto ideali, che avrebbero funzionato molto bene per poter fare fronte all'epidemia. Ma io mi ricordo, perché ero a Madrid quando sono nate, ti sto parlando della fine degli anni 80, e poi piano piano anche questi sono stati smantellati. Credo che alla base di tutto questo, come dicevi te, se qualcosa dovremmo imparare, dovremmo riflettere, che la sanità è questo filo che une un po' tutti i popoli, e la sanità, come tu sai bene, come difendiamo noi, deve essere assolutamente gestita a livello pubblico. Questo è ovvio, io non dico che poi non ci possano essere anche alcune cose private, ma come sistema deve essere un sistema pubblico. E adesso sembra che questo che noi diciamo da tantissimo tempo sia riscoperto in qualche maniera anche nel mio paese, no? Che anche chi era più penso, no, a difendere la sanità privata, noi la chiamiamo la privata, no? Ultimamente ho visto che ha fatto un po' marcia indietro, perché in questi casi, in queste epidemie che sono, come tu hai detto giustamente, e uno si chiede ma come mai non c'erano le mascherine? Io ti dico, visto che stiamo parlando sia a livello colloquiale un po' in Facebook, che il mio fratello mi scrisse perché le mandasse le mascherine, perché non trovava le mascherine quando iniziò l'epidemia in Spagna, e qua eravamo già 2 o 3 settimane in avanti, non si trovavano da nessuna parte, nemmeno in farmacia, cioè, nessuno ci ha pensato nemmeno. Pensiamo anche però, Gavino, che la maggior parte di queste mascherine venivano dalla Cina, perché le produceva la Cina, noi non le producevamo più, e questo è anche un effetto importante della globalizzazione. Adesso improvvisamente ci siamo trasformati, le piccole nostre aziende, perlomeno in Toscana, in grandi produttrici di mascherine, no? Ma non c'erano prima le mascherine, e la cosa più grave, se pensiamo, riflettiamo, è che nessuno, per esempio a livello di istituto, a livello di protezione civile, aveva pensato lì a Roma, dove c'è quel grande serbatoio, quel grande container, detenere uno stock dei DP che sono fondamentali per qualsiasi epidemia. E questo è triste dirlo, ma è successo così. Quando ieri leggevo, adesso sono tornata all'Italia, quando ieri leggevo che sono morti 103 o 108 medici e 28 infermiere, veramente è una grossa responsabilità. Non so quanti sono morti in Spagna, meno sono morti in Spagna, ma anche in Spagna sono morti dei colleghi
che dice sono morti perché non c'erano i DP, ma non ci potevamo pensare prima a questi DP, sono queste domande che uno ti fa, no? Io spero veramente e mi auguro per chi ci ascolta e per noi che della lezione che noi apprenderemo, potremo trarre di quello che stiamo vivendo in questo momento e soprattutto che le epidemie o le pandemie possono accadere a tutti e a tutti siamo anche noi paesi ricchi e sviluppati del mondo e questo ci deve trovare pronti per quello che potrà accadere e che dobbiamo ripensare al nostro modello di sviluppo sicuramente, ripensare a questa globalizzazione e ripensare ai nostri sistemi sanitari che devono essere alimentati. I posti letto servono e bisogna che ci siano i posti letti, i professionisti per la sanità servono e bisogna che vengano assunti. Questo come io credo che dovrebbe essere tanto in Spagna come in Italia. Ecco, volevo... Di qualcosa, Gavino? Volevo dire una cosa, perché è vero, è verissimo riguardo alla questione delle cure primarie. In Italia siamo deboli, però ecco, devo dire che negli ultimi tempi e comunque anche nel corso di questa epidemia si è avvertita intanto, prima di tutto, una differenza per esempio tra il Veneto e la Lombardia. È vero. Il Veneto era partito... come la Lombardia, con un livello altissimo di casi, ma in Veneto diciamo una migliore e una più diffusa assistenza primaria, una più diffusa capacità di controllo del territorio ha limitato moltissimo la diffusione. E questo è una cosa che dal punto di vista epidemiologico si coglie immediatamente. La seconda cosa è che questa esperienza ha messo in evidenza due tipi di medicina di famiglia e di cure primarie. Ci sono stati una buona parte dei medici, forse la maggioranza, che si sono chiusi nei loro studi e si sono limitati a contatti telefonici. Ma ci sono anche tanti medici che sono andati a giro, rischiando molto. Infatti una buona parte di medici sono medici quelli morti in medicina generale e noi su Salute Internazionale abbiamo riportato l'esperienza di una, si fa chiamare così, medica di medicina generale di Torino che ha preso l'iniziativa all'interno della loro attività di gruppo e ha svolto un'attività che ora avviene fortunatamente sviluppata anche attraverso queste USCA, questi gruppi di medici e infermieri che vanno a domicilio, però ci sono anche dei medici di medicina generale che si attrezzano e vanno loro direttamente a visitare i propri assistiti. Ecco, io credo che anche questa esperienza di medici che si sono misurati con questa esperienza, meglio di tutti quelli che avevano una capacità di aggregazione all'interno, per esempio, di Casa della Salute, come è avvenuto nella Casa della Salute delle Piaggi a Firenze, dove si sono divisi i compiti, alcuni visitavano soltanto pazienti Covid e altri invece soltanto pazienti non Covid. Questa è stata, diciamo, una loro organizzazione molto che può avvenire soltanto all'interno di un gruppo multidisciplinare che decide una strategia, quindi infermieri che facevano assistenza a pazienti Covid e altri che non pazienti non Covid. Quindi questo qui è diciamo, la dimostrazione che di fronte alle sfide qualcuno le raccoglie e le raccoglie anche, spero, creando le condizioni per un tra virgolette futuro migliore, diciamo così. Grazie Gavino, no, io non, assolutamente non volevo dire tutto dei medici di famiglia, che il modello sia meglio uno che l'altro, e conosciamo entrambi bene il modello italiano e il modello spagnolo. Credo che il lavoro delle casse della salute, come hai detto te, che è stato seguito credo in Emilia, anche in Veneto, anche da noi, sia un modello che si è dimostrato, si può dimostrare sicuramente molto utile e come hai citato te, ho seguito anche io tutto il tema delle piagge, il lavoro che stanno facendo questi medici lì sia veramente un modello molto interessante e un modello da seguire. Ovviamente nessuno di noi ha la ricetta, credo che da tutto quello che sta accadendo qualcosa ognuno di noi imparerà
perché è ovvio che ognuno di noi qualcosa imparerà. E io, come ho detto prima, mi auguro che veramente di queste difficoltà riusciamo a uscire meglio, riusciamo a portare avanti un momento futuro un pochettino più riflessivo, un pochettino magari anche dal punto di vista ambientale, no? Sai, uno anche se esce poco, ma se si mette il naso nel giardino, se ha la fortuna di avere un giardino, vede come questo nostro aria sia veramente improvvisamente pulito, no? Uno respira perché non ci sono le macchine. Allora, dovremmo riflettere su tante cose, anche sul modello, come ho detto prima, di sviluppo e il modello di società che vogliamo costruire, nel quale speriamo cresceranno nel futuro i nostri figli. Io credo, Gavino, che c'è qualche domanda, non lo so. Ci dicono, ci hanno chiesto sui riferimenti bibliografici, ma ci dicono gli organizzatori del festival che li posteremo tutti sulla pagina Facebook. E allora a questo punto, quello che ha citato Gavino e quello che ho citato io, non vi preoccupate che vi daremo il riferimento bibliografico, perché potete andare a leggerlo. Sicuramente Gavino e io saremo a novembre al festival in vivo. Spero che riusciremo a stare a più vicini di un metro o anche a un metro, ma insomma a stare tutti insieme a vederci e a poter godere di nuovo di quello che è il contatto sociale, che è sicuramente una delle cose che a noi esseri umani più aiuta a seguire avanti. Prima di chiudere, perché penso che siamo arrivati al tempo, se Gavino non vuole aggiungere niente, no? Volevo ricordarvi che il giovedì prossimo, 16 alle 17, ci sarà di nuovo Stefano Bella e Mark Dybul, che parlerà direttamente degli Stati Uniti e affronteranno sicuramente il grande problema che in questo momento significa la pandemia del Covid in quella parte del mondo, negli Stati Uniti. Io vi saluto e vi faccio di nuovo i miei auguri per Pasqua e Pasquetta. Credo che anche magari Gavino vi vuole salutare e grazie per essere stati con noi. Auguri per il futuro, grazie. Grazie a tutti.